Bene, sono Enrico Parolin e qualcuno di voi mi conosce e qualcuno ha modo di conoscermi oggi. Tratto le pillole dell'artista, che sono degli interventi di risanamento per gli interventi di ristrutturazione edili. Quello che andremo a vedere oggi è l'intervento di deumidificazione sulle murature dei fabbricati. Come interveniamo? Allora, innanzitutto dobbiamo capire due cose fondamentali. L'umidità del nostro muro è di risalita, l'umidità è un'infiltrazione dovuta a quello che riguarda degli agenti atmosferici, è una perdita. Ecco, è fondamentale capire queste tre cose qua. In questo caso ci troviamo in prossimità di un'umidità di risalita. Come si interviene? La prima cosa da fare è demolire l'intonaco. L'intonaco che una volta verificato l'andamento della curva della linea della nostra umidità, interveniamo 20 cm superiore a questa fascia. Come vedete ho asportato l'intonaco e ho pulito la parte della muratura. Qui ci troviamo di fronte già a un intonaco di prima mano per farvi vedere le varie fasi lavorative. Come interveniamo? Allora, in collaborazione con Keracol, visto gli studi e le verifiche che abbiamo fatto dal laboratorio, si interviene in questa maniera qua. Usiamo l'intonaco della Keracol in questo caso, d'asciugo. Ecco, la peculiarità di questo intonaco è una cosa molto fondamentale. A differenza degli altri intonaci, che sono degli intonaci deumidificanti, fibro-rinforzati e strutturali, questo lavora proprio per asportazione di sali e dell'umidità a ciclo. Allora, il primo ha la possibilità di asportarmi sali e l'umidità in modo tale che